tolto la figlia. Se lui ha fatto una cosa di questa, la giustizia ci deve pensare fino all'ultimo giorno. Dio ci deve pensare, Dio, se lui ha fatto una cosa di questa, ci deve pensare. Ma lui deve pagare, e qua sta parlando di un omicidio, sta parlando dello coltimento di cadavere. La ragazza che dovevo far sparire. Mi spavento se la trovano. Hanno mandato il RIS. Dove devo metterla? Che mi spavento. Come non sai niente? Perché ci sono tutte le prove. Tutte le tue prove. Hanno trovato tutti i telefoni che tu ti sentivi con mia figlia. E tante prove altre che ci sono. E ancora tu insisti che non sai niente. Ancora insisti. Cioè, dilla la verità. Si sono portati tutti i telefoni. Mi hanno detto a me. Ma tu ci hai parlato mai per telefono con questa ragazza? Gli ho risposto no, ci sono intercettazioni, io ci parlavo. Quei due con i quali io ci parlavo, mi arrestano. Che fine ha fatto questo corpo? Dov'è il nascosto? E se c'è qualcuno che sa qualche cosa, dica la verità. Perché sono convinta che in questa storia lui non era solo. Sono convinta che c'è qualcuno nel mezzo e non vuole parlare. Anche questo è uno dei casi di cronaca sconvolgenti, più sconvolgenti degli ultimi anni. Se pensiamo. Mi ha tolto una figlia, se ha fatto una cosa simile deve pagare. Parla la madre oggi con noi a Storie Italiane. Vedete, la nostra Maria Grazia Sarroco, dico oggi udienza perché oggi è un giorno molto importante che vi vogliamo raccontare. Siamo in diretta. Maria Grazia, se mi consenti, manderei solo una parte di quello che dice la madre. Che sono parole fortissime che voglio condividere con il pubblico a casa. Sentite. La mia speranza è di sapere qualcosa, di sapere qualche cosa su questa ragazza, dove è finita, dove è stata buttata. Non si sa niente. Questo in carcere non vuole parlare, non vuole dire niente. E ancora dice che non è colpevole. Io non so cosa devo fare, come devo sapere la verità. Dice che non sa niente. Come non sa niente? Perché ci sono tutte le prove. Hanno trovato tutti i telefoni che tu ti sentivi con mia figlia. E tante prove altre che ci sono. E ancora tu insisti che non sai niente. Ancora insisti. Cioè, dilla la verità. Ti ha tolto la figlia. Se lui ha fatto una cosa di questa, la giustizia ci deve pensare fino all'ultimo giorno. Dio ci deve pensare, Dio. Se lui ha fatto una cosa di questa, ci deve pensare. Ma lui deve pagare. Che qua sta parlando di un omicidio. Sta parlando dello coltimento di cadavere. Che fine ha fatto questo corpo? Dov'è il nascosto? E se c'è qualcuno che sa qualche cosa, dica la verità. Perché sono convinta che in questa storia lui non era solo. Sono convinta che c'è qualcuno nel mezzo e non vuole parlare. Allora, continuiamo a sentire la seconda parte e la Maria Grazia Sarroco ci dice che cosa accade questa mattina. Lo vogliamo riraccontare, Maria Grazia, perché la mamma accusa il suo ex compagno di aver ucciso sua figlia perché l'aveva messa incinta e nessuno doveva scoprire questo. A te. È proprio così, questo è il motivo secondo la procura, il motivo che avrebbe portato quest'uomo ad uccidere questa povera ragazza, una ragazza di 22 anni con gravi difficoltà fisiche, insomma questa ragazza aveva anche un rapporto particolarmente difficile nell'ultimo periodo con la mamma perché probabilmente era gelosa di questo rapporto tra quest'uomo e la mamma, quindi dicevamo lui potrebbe aver ucciso la ragazza ed averne occultato il corpo proprio perché aveva scoperto che la povera Agata, 22 anni, era rimasta incinta. Come lo aveva scoperto? Beh, semplicemente perché la signora Mariella, la mamma di Agata, si era confidata con lui. Perché questo? Perché c'è un diario su cui la ragazza annotava i giorni in cui aveva il ciclo. Purtroppo nel controllare quel diario, un giorno, così come tanti altri, la ragazza dice alla mamma: mamma, da 2 mesi non ho più il ciclo. E quindi la mamma a quel punto ha delle titubanze e poi ha dei dubbi seri. Che cosa è accaduto a mia figlia? Non appena parla con il compagno ha degli atteggiamenti molto strani e dopo alcuni giorni la ragazza scompare misteriosamente. 10 anni terribili per questa donna, per un'intera famiglia, 10 anni
giorni in cui non si hanno più notizie di una ragazza che non si sarebbe mai allontanata da sola, proprio per le sue difficoltà. Perché ucciderla? Per la procura non ci sono dubbi, l'ha uccisa proprio perché questa ragazza era in attesa di un bimbo e lui non voleva assolutamente che uscisse fuori questa relazione. Ecco, questa mattina lì chi c'è, Maria Grazia? Allora, Eleonora, noi siamo in attesa di che inizi il processo. In questo momento, vedete, è in corso un'altra udienza, un altro processo. Al termine di questo inizierà la prima udienza del processo a carico di Rosario Palermo, quest'uomo di 61 anni, accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere di Agata. Con lui ci sono altre persone, perché la Dove si troverebbe quest'uomo adesso? In questo momento... probabilmente sta arrivando qui in tribunale, perché da quello che abbiamo appreso dal suo legale dovrebbe essere presente in aula. Naturalmente in questo momento non è in aula proprio perché c'è un altro processo, però tra breve dovrebbe arrivare qui, così come tra breve dovrebbe iniziare il processo a carico di quest'uomo. Volevo aggiungere solo un particolare: non è solo, perché per la procura lui non ha fatto tutto questo da solo, ma ci sarebbero dei complici, tant'è che c'è un'altra persona, la sua ex compagna, che è stata rinviata a giudizio, il processo a carico anche di questa donna per favoreggiamento personale. La sua ex compagna ha patteggiato un'altra donna, ha patteggiato sempre per favoreggiamento personale, e un suo amico invece andrà a processo con il rito abbreviato. Quindi tante persone coinvolte in questa dolorosa vicenda. Potrebbero arrivare queste persone, ma sicuramente potrebbe arrivare Rosario Palermo, che è l'uomo imputato, appunto, come abbiamo raccontato prima, di aver ucciso e nascosto il corpo di una ragazza giovanissima, una ragazza disabile, che avrebbe messo incinta, questo secondo l'accusa. Tante volte mi faceva del male, continuiamo a parlare con l'ex compagna, tante volte mi dava le botte, mi voleva soffocare, era una persona violenta. Continuiamo ad ascoltare la mamma di Agata. Quando io stavo con questa persona, a me tante volte mi faceva del male, tante volte mi dava botte, mi voleva affogare, mi puntava il coltello nella pancia. Si vede che c'era una persona violenta, perché un uomo normale non fa tutte queste Marielle, cose, anche la mossa. Tu non hai pensato che di lasciarlo? No, avevo anche paura, perché lui mi minacciava, mi teneva lui ferma, che io non parlavo, non volevo parlare, perché lui mi metteva paura. E allora io, per amore di stare con lui, sopportavo questa cosa, però io non ci stavo bene più con loro, se ne accorgevano tutte le persone. Io non ci riuscivo a lasciarla, perché dopo un po' come veniva a cercare un'altra volta. Io ci cadevo sempre in questa trappola di quest'uomo. E allontanato da questa persona, quando ho trovato un'altra, questa ragazza che ora è già ora. Mamma mia, sì. Cioè, no, io dico, in questa situazione c'era una ragazza che non poteva muoversi da sola, no? E quindi viveva chiusa nella casa. Sì. E in questa casa ci viveva un uomo decisamente violento, come è stato dal racconto della compagna. Ma non è che dobbiamo avere, cercare chissà dove questa realtà, perché senza dubbio è l'unica persona che può aver fatto del male abusando, perché è questo che avviene fra la vittima e il carnefice, un uomo che è in grado di manipolare una persona debole per farne quello che vuole, quando viene portato davanti alle vittima carnefice. Io però vorrei che tutti questi carnefici facessero la fine che tutti noi vogliamo, perché non ne possiamo più. Eleonora da sempre sta difendendo disabili, bambine, donne, eccetera, e noi dobbiamo ancora sentire queste cose, dobbiamo ancora sentire che non si può allontanare, non una persona, diciamo un individuo, perché non posso usare un altro termine. Persona vuol dire uno che ha una consapevolezza, una coscienza. Questo ha la coscienza sadica di voler far male alle donne. Una disabile che non si può muovere, che tenta di avere una qualche vita sentimentale con l'uomo della madre. Beh, che cosa c'è di strano? È una ragazza, rimane incinta, però, e questo disgraziato la uccide. Però la ancora... questa è l'accusa della procura, ma dobbiamo chiaramente attendere il processo. Allora, vedete, fra poco, perché si tratta veramente di pochi minuti, insieme alla nostra Maria Grazia Sarrocco, lì andiamo in diretta, sta finendo un'udienza, per cui fra pochi minuti, grazie, aprirà il processo, l'udienza di questo processo a carico di quest'uomo accusato di aver ucciso e nascosto il cadavere
di questa ragazza giovanissima. La mamma continua a parlare, la mamma di Agata, sul suo sospetto che la figlia fosse incinta. Sentite. Pensi davvero che tua figlia fosse stata interessante, che aspettasse un bambino? Io penso di sì, perché mia figlia prima di andarsene, la ragazza, io ho un libricino rosa che quando è stato io l'ho buttato, disgraziatamente non lo dovevo buttare, e c'è questo libricino, c'era scritto mamma cornuta, c'era messo, e allora la ragazza quando ci stava lei ci scrive il giorno del ciclo, c'era il suo nome e il nome mio, e lei ci scrive in questo diario, ci metteva quando mi veniva il ciclo, a me quando ci veniva il ciclo. Lei. Ma lei dice, guarda, non mi sono venute in questo mese. Come non mi sono venute, Agata? Ma come mai? No, ma 2 mesi, come 2 mesi che non ti vengono le mestruazioni? Sono rimasta a bocca aperta e mi sono preoccupata. Poi, infatti, quando io a mandare Saro ho detto questa parola, lui è diventato brutto in faccia. Mi convitavo con mio compagno come se era un marito. Lui è diventato di mille colori. Non è passato molto che poi mia figlia poi è scomparsa. Quando è scomparsa mia figlia, ma come mai mia figlia è scomparsa? Ah, Mariella, io lo sapevo che tua figlia se ne fuggiva, me l'aveva detto a me. Ma come? Te l'ha detto a te, noi non lo sapevamo niente in questa casa di nessuno. Lo sapeva lui solo, come? Tu a te te l'ha detto a mia figlia e io non sapevo niente di questa storia. Cioè lei è andata a confessare a suo compagno una cosa su sua figlia. E non rendendosi conto che poteva essere proprio il carnefice. Era pericoloso, ha immediatamente dubbi, no? Avvocato. È un orrore, è difficile commentare l'orrore di oggi. Quello che mi turba, sicuramente non esiste la responsabilità oggettiva, ma com'è possibile che questa ragazza così indifesa non è stata difesa neanche da sua madre? Questo diritto di amare di noi donne diventa troppo forte. Ma che vuol dire non difesa da sua madre? Mi scusi, avvocato, non capisco. La madre la sta difendendo in tutte le maniere? Sicuramente, ma in quella relazione, com'è successo che nessuno è riuscito a proteggere questa ragazza? Sicuramente la madre non era lì 24 ore su 24, di certo, però anche la madre forse doveva essere aiutata a controllarla questa situazione. Sì, sì, ma non è che la madre non ha difeso questa ragazza, sicuramente non sapeva nulla, se no non sarebbe andata a parlare con il compagno però Eleonora, e a dirgli che la figlia aveva scritto. Però scusa se ti contraddico, io ho sentito, la mamma dice che ha letto tutta la storia del ciclo, anche quando la figlia ha scritto mamma cornuta, quindi facendo capire che c'era un tradimento, e poi ha buttato questo diario. Perché l'ha buttato? Perché non è facile voler capire queste cose. Che era la prova più lampante. Mi viene il sospetto che anche la mamma purtroppo voleva coprire questo, almeno in un periodo. Scusate se sono maliziosa, ma questo sospetto mi viene. Maria Grazia, aiutami tu, perché mi sembra un'accusa troppo pesante. No. Sulle quali io No, assolutamente no. È una donna molto semplice, Mariella. Mariella è una donna molto semplice, vive in un contesto molto, molto semplice. Ecco, definiamolo così. Questa donna ha preso in mano il diario e lo ha gettato. Lei mi ha detto, mi sono pentita di aver gettato quel diario, oggi sarebbe stata una prova importante. In quel momento non mi sono resa conto di quello che stessi facendo, la ragazza era scomparsa nel nulla. C'è da dire un altro particolare importante: quest'uomo, Rosario Palermo, dopo alcuni giorni dalla scomparsa, e quindi dal momento in cui la donna aveva presentato una denuncia per regolare scomparsa, quest'uomo in qualche modo convince la donna a ritirare la denuncia, perché dice, ho visto Agata, l'ho vista in un'altra città, in compagnia di un ragazzo. Tutto questo lo ha fatto per far sì che la donna ritirasse la denuncia. Lei si è fidata ancora una volta di questa donna, quindi pensava davvero che sua figlia si fosse allontanata volontariamente. Ma le mie ospiti non c'era la volontà di mettere a tacere questa storia. Non vogliono insinuare nulla. È chiaro che uno si fa questa domanda. No, perché noi dobbiamo anche essere corretti nell'informazione data ai telespettatori. È chiaro che ci si fa questa domanda, dice, ma com'è possibile che nessuno si fosse accorto? Però io penso che ci sia. Cioè, com'è possibile che nessuno si fosse accorto di nulla di questa situazione? Cioè che questa ragazza comunque disabile, che aveva bisogno di grandi attenzioni, poi sia finita in mano all'orco. Questo non lo sappiamo, il contesto probabilmente della semplicità a cui allude anche la collega Maria Grazia, probabilmente è qualcosa che dice anche un po' delle persone che avevano una fiducia fra di loro, che era in qualche modo un certo tipo di relazioni. La cosa penso importante di tutto questo è che stiamo parlando dell'arco di 10 anni, e da 10 anni qualcuno che ha commesso un delitto
è stato in giro in mezzo alla società. Bravo, e noi non ci possiamo permettere di avere persone violente, quindi va bene e non esiste più il passiamo sopra e prima o poi verrà o prescritto o coperto. I delitti vanno cercati, si è tenuta l'attenzione, è chiaro, si deve celebrare un processo. Noi crediamo ai procedimenti della giustizia, che quando celebrano i processi poi decretano chi è stato, chi non è stato e come si sono svolte le cose, però non ci possiamo permettere di avere dei violenti in società, o comunque dobbiamo ammettere che la violenza in società non è giustificata in nessunissimo modo. Allora, e questa ragazza è vittima ed è una, ed è la prova che purtroppo qualcosa è... qualcuno le ha fatto del male, quello è un movente purtroppo molto molto credibile. Allora, Maria Grazia, io torno dopo da te, perché se mi permettete, no, la mia regia, straordinario Giuseppe Bucolo, che ringrazio sempre, mi tiene aperto il video qui in studio, io capisco quando arrivano, eh? Maria Grazia, tu mi chiami, ma così vedo anche in diretta cosa, sì, assolutamente, cosa sta succedendo. Vogliamo tenere un, non so, una parte, una finestra in diretta, così capiamo quando arriva l'impulso.